Sarà una Pasqua amarissima e di passione per il Pescara, che crolla anche a Brescia perdendo la 14ª gara della stagione, ma soprattutto uno spareggio salvezza importantissimo con il Brescia, che con tutti i suoi problemi ha sovrastato soprattutto nella ripresa un Delfino ancora largamente insufficiente. Situazione che si fa delicatissima in casa abruzzese con il tecnico Epifani, che ha raccolto appena un punto nella sua gestione di 5 gare. Cambia ancora formazione Epifani, riproponendo in difesa Gravion, a centrocampo Valzania, mentre in attacco al fianco di Mancuso c'è Bunino. La gara del Rigamonti vede il Brescia fare la partita con il Pescara, che però al 24esimo approfitta di una clamorosa scivolata in area di Somma, permettendo a Bunino di crossare a centro area per Koulibaly, che praticamente a porta vuota mette alle spalle dell'incolpevole Minelli. Il vantaggio permette alla formazione biancazzurra di amministrare un po' la gara per qualche minuto, ma solo purtroppo fino al 31esimo, quando Torregrossa in area pescarese fa tutto bene controllando la sfera e poi girando in porta con Fiorillo costretto a raccogliere il pallone nel sacco. Tutto da rifare per i ragazzi di Epifani, che però non si chiudono e anzi ribattono colpo su colpo, rischiando però al 44esimo, quando Torregrossa da buona posizione impegna a terra Fiorillo che para. Il Delfino chiude il primo tempo in avanti, ma le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Al quarto d'ora è proprio il neo entrato Spalek a chiamare Fiorillo ad una parata difficoltosa in calcio d'angolo. La pressione dei Lombardi è ad intermittenza, con Boscaglia che manda in campo anche Curcio per Longhi. I biancazzurri tengono botta, non riuscendo però a pungere e subendo la straripante forza dei Lombardi, che al 21esimo arrivano ad un passo dal raddoppio con Fiorillo che dice no a Caracciolo, salvando la sua porta però solo per qualche attimo, visto che poco dopo è Lairone di testa a saltare quasi indisturbato, mettendo il pallone in rete per il 2-1 bresciano. Il Pescara vede le streghe, entrano in campo Cocco e Carraro, ma le cose non cambiano però per la formazione adriatica, che rischia di crollare e si salva prima al 28esimo con Fiorillo che dice no a Curcio su punizione, poi alla mezz'ora con il portiere pescarese che dice no questa volta a Torregrossa. Il portiere biancazzurro con le sue parate tiene in partita gli abruzzesi, che dopo aver rischiato il tracollo cercano di respirare. La squadra del presidente Sebastiani, frastornata ma ancora in partita grazie ai colossali errori sotto rete dei padroni di casa, nell'ultimo spicchio di partita con Baez al posto di Valzania prova il tutto per tutto, sfiorando con Cocco al 94esimo il gol del 2-2, ma il giocatore sardo in area bresciana non inquadra lo specchio della porta e l'immagine del Pescara di oggi, fragile e quasi impotente di fronte agli avversari.